Salvatore, buonasera. Ciao Luigi. Salvatore, ma questa maglietta particolare stasera, che cos'è? Una felpa che mi ha mandato Marina Maceperla con Tex Willer e Salvatore Paladino che fa da scout, da Tiger. Ah, che sono? Già devo. Ah, c'è proprio il viso tuo qui. Sì, sono tre felpe. Dove io sono Kit Carson, sono Spettacolo! il piccolo Kid. Io sapevo che ti avevo preparato sto pensierino, però non pensavo a questo livello. Bravissimo! Sono forte. Vabbè, Salvato, passiamo subito al dunque. Lo sai che io sono affamato di sapere. Dimmi. Allora, Salvatore, non possiamo sempre scegliere quello che siamo o quello che vogliamo diventare. La vita certe volte ci porta a essere quello che non dovremmo. Com'è sto meccanismo qui? Lui, la vita non ci porta a essere quello che non dovremmo, la vita ci porta a essere quello che dovremmo o che dobbiamo. Nel senso che io ricordo da ragazzino, quando sono andato via dall'industria vinicola, che non ce la facevo più a stare lì per determinati motivi di contraste o di cozze fuori dalla mia comune, come dire, umanità, che ero trattato come uno schiavo, ho cercato di trovare qualsiasi tipo di lavoro. Mi veniva tutto negato, o per un motivo o per un altro, concorsi, quello, quell'altro, non era possibile. Cioè, io non avevo la facoltà di decidere sulla mia vita futura, sul mio lavoro o su quello che volevo fare. Non c'era nessuno che mi accettava. Non l'ho capito adesso. Perché? Il ricordo della zingara quando ero ragazzino mi ha detto che un giorno verrà una persona e ti dirà di andare ai confini d'Italia per avere un posto e di lì per tutta la vita. Allora tua madre prenderà una grande valigia nera, ci metterà la biancheria e tu andrai lì, che devo fare? Niente. Verrà questo signore e ti darà tutto lui. E ciò è avvenuto, veramente. E per tutta la vita io ho avuto quel tipo di lavoro all'ufficio postale, dove mi sbrigavo abbastanza bene facendo il fattorino, il portalettere, e avevo tutto il tempo libero per poter gestire me stesso per il programma che loro mi avevano creato, perché avevano già fatto e programmato tutto loro nella mia vita. Quindi non potevo dire no, voglio andare a fare questo, voglio andare a fare quell'altro. Era un programma già architettato. Se io avessi dovuto lavorare 8 ore al giorno anche all'ufficio postale che mi volevano fare impiegato dopo tanto tempo, io ho rifiutato. Io facevo le mie 2 ore, 2 ore e mezza di portalettere e me ne andavo via libero a fare le cose, il compito per cui ero stato programmato. Era questo il mio programma. E come un seme, c'è programmato nel piccolo seme il baobab, non nasce il pino, nasce il baobab. Invece succede questo, è una cosa molto importante, che attraverso l'espansione della coscienza a livello di mente olistica, cioè che tu esci dal fotogramma e quindi ti espandi a destra e a sinistra, cioè nel passato e nel futuro, in alto, in basso, dappertutto, e se arrivi a un certo livello, come era Sai Baba, come erano tanti altri maestri, tu hai la forza decisionale di dire: io sono colui che sono, e cioè io faccio quello che io voglio. Io vado dove io voglio. Io voglio fare questo, voglio fare quello, voglio aiutare questo, voglio aiutare quello nell'ordine
universale, e allora lo posso fare, sono libero perché sono Dio. Ma finché io, pur essendo Dio, non sono un cazzo, non capisco niente di queste cose, io mi devo adattare a un programma che gli altri me lo scelgono, perché altrimenti facciamo il caos. Cioè, ci sarebbe non più ecotropia, ordine, ma ci sarebbe entropia, caos. Ci sarebbe distruzione. Tu fai in modo che la Terra o qualsiasi altro pianeta salti un'orbita senza un programma e ci sponda birilla e carambola. No. Il nostro sistema solare si fotte e fotte pure gli altri sistemi solari vicini. E si può ripercuotere pure in tutta la galassia. Giochiamo alla numerata su tutto il cosmo. Esattamente, sì. Quindi questo è il problema. Noi possiamo o non possiamo, dipende dal nostro grado di evoluzione, di frequenza intellettiva, di conoscenza, di sapienza, di cognizione pura. Più saliamo, più abbiamo il libero arbitrio. Più siamo nel fotogramma, siamo dentro una pizza di film che c'è presente e futuro. E siamo dentro una moviola. Si può andare avanti dentro del tempo, ma noi non possiamo farlo perché siamo lappani. Salvato, però, quelle persone che si sono affermate nella propria vita, chi è diventato un cantante famoso, chi è diventato, che ne so, un ingegnere o qualcos'altro, o è riuscito ad andare nello spazio. Cioè, loro ci hanno messo volontà nei propri obiettivi, cioè per arrivare ai loro obiettivi ci hanno messo volontà, hanno studiato, hanno fatto, no. E hanno... No. E cioè, allora com'è? Cioè, qualcuno ha scritto il loro destino già, quello sì. Che dovevano fare? Sì. Ed è questo il problema. Non è che loro hanno potuto decidere, perché sono esseri psicofisici nati da padre e da madre. Il problema sta, come disse la mia madre, tu avrai di nuovo un bambino con un corpo psicofisico, l'anima la inseriremo noi. Ma nella mia famiglia l'anima mia, di mia sorella e di mio fratello non sono uguali. Invece la tipizzazione è uguale, come se fossero stati clonati, e c'è la documentazione medica. I medici sono impazziti quando hanno visto la tipizzazione mia e dei miei fratelli. Quindi questa è una cosa a livello fisico che l'hanno resa uguale? Sì, donne e dentro sono diverse. Cioè ognuno di loro nasce e li mettono per le frequenze o per le informazioni che vuole il loro io che loro facciano. E quindi mettono un essere che ha dentro la musica, la sente. Non è che va a studiare e impara. Capisce? Non è che va a studiare e impara. La sente. E sentirlo significa dal di dentro. Maradona nacque un pezzo di merda, ma dentro aveva un'informazione della pelota. Uno dei più grandi è stato, poi si è perso con la droga, si è perso perché è volgare, perché è tutto quello che possa essere. Non ha mai aiutato nessuno, ha dilapidato interi miliardi che ha guadagnato, è in lotta con tutte perché è stupido. Ma la capacità interna era un'altra cosa, capisci? Doveva essere in quel modo. Cioè, non sono veramente angeli che hanno perso le ali, che sono cadute, perché vanno verso il negativo. Invece gli angeli che sono caduti in un universo reale e sono portati in un universo illusorio, come noi portiamo i delinquenti in carcere, per rieducarsi, che qua non avviene, ma quel programma è reale da poterlo fare, e tutto sta a loro modificare il loro primo programma di errori con quello di aiutare le persone a tutti i livelli,
e allora riconquistano la frequenza e si innalzano. Poi vanno di nuovo nel loro mondo reale. Hanno riacquistato la dignità di essere uomini. Tutto lì. Semplice. Perché le cose sono semplici. Il medico lo diceva. Non complicarti la vita. Non complicarti la mente. Non pensare perché i neuroni vanno in tilt. Quindi, cioè, prendiamo tutto ciò come viene, facciamolo filare liscio, come sì. L'andamento della natura vuole. Cosa? Scusa, c'è un detto che dice: quando c'è la piena del fiume, il giungo si piega. Passata la piena, si rialza. Non si spezza, non lotta contro la marea. Quindi lasciamola scorrere la vita per com'è, e se siamo furbi aspettiamo quegli esseri che aiutano l'umanità, che sanno e conoscono il nostro programma, che si informano su di noi per dire che programma ha questo tizio, come possiamo aiutarlo. Allora essere superiore come maestri, diciamo, gli dicono come devono fare. E loro sono sono vicini all'umanità per aiutarla. Il loro compito è quello. E loro lo fanno nel miglior modo possibile. Siamo noi che in questa dimensione, in questa terra, non facciamo le cose come devono essere fatte. Anzi, siamo distruttivi al massimo. Però cioè, sappiamo che ci sono delle entità che lavorano proprio per il bene dell'umanità. Giusto, Sabato? Sì. Cioè, ci stanno esseri e entità, o può essere pure che siano poche, che però lavorano per tutto il genere, per tutta l'umanità sensibile. Sì, ci sono. E come? Se non ci fossero, sarebbe stato già il caos in tutto il sistema solare. E come l'entropia da cosa viene? Da un errore matematico. Un piccolo errore. È come se tu, questo grande masso di merda che loro dicono che dovrà cadere sulla Terra, tu riesci con un laser o con la mente umana tutta quanta unita a deviarlo di pochi centimetri. Quando arriverà sulla Terra passerà a milioni di chilometri di distanza o miliardi di chilometri. Basta un niente, un nulla. Questo noi non lo facciamo. Lo potremmo fare, abbiamo la capacità, abbiamo la forza, ma non lo facciamo perché siamo inerti. Perché, come si dice alla siciliana, siamo lagnose. Ci siamo abituati al nulla, al bel far niente, che per alzare un qualcosa o andare a lavorare la mattina, noi preferiamo morire di fame che alzarci per poter portare il pane ai nostri bambini. E queste persone si devono buttare a mare. Poi ne parleremo nel Radicale Libero. Va bene, salve.